Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra l'Udas e l'Alian San Severo, vinta dai padroni di casa 86-81. Siamo in compagnia di coach Matteo Totaro. Coach, innanzitutto complimenti per questa bella vittoria, un sapore particolare vincere in un derby contro una squadra che sinora aveva perso solo una gara in campionato. Ecco, che sapore ha vincere questa partita? Sapore buono, buono, però quello che penso io adesso è che la squadra oggi ha risposto da squadra anche col nuovo innesto. Oggi abbiamo giocato finalmente con la capacità delle nostre, cioè abbiamo giocato con le nostre capacità. Noi siamo questi e speriamo di continuare su questa strada. Ecco, come già l'ha detto lei, oggi avete giocato di squadra, avete fatto 86 punti contro la miglior difesa della Lega, questo significa tanto? Beh, certo, anche abbiamo difeso gli ultimi 5-6 minuti alla morte, con falli, cioè non riuscivano più a entrare dentro l'area, ed è questa la cosa alla fine: se difendi riesci a vincere, non è fare un punto più degli altri. Noi stiamo lavorando su questo, continueremo a lavorare così per andare avanti. Svoboda ha già impressionato, insomma è entrato già alla grande in questa squadra? Beh, è entrato alla grande, si è anche fatto voler bene da tutti quanti in una settimana, quindi penso che lui con gli altri possono dare il massimo per andare avanti. Lui è un giocatore fondamentale, come lo sono tutti e 10. È bravo, sa giocare, sa gestire la palla. Alla fine, voglio dire, ognuno porta il suo mattone, come ho sempre fatto, come ho sempre voluto io. Solo così riusciamo a vincere le partite, se ci stanno i fenomeni, andiamo da nessuna parte. Alla vigilia aveva detto che con questa gara vedevate di che passo era fatta la squadra. Ecco, ad oggi con questa vittoria di che passo è fatta l'Udas? Abbiamo fatto un passo in avanti con questa vittoria, ci stiamo mettendo sul binario per cercare di prenderli, quelli che stanno davanti a noi, per cercare fino alla fine di andare in questi famosi tre posti per giocarcela pure noi, come tutti quanti è giusto che se la giocano. Dalla prossima ad Ostuni possiamo affermare che comincia un campionato un po' diverso per l'Udas dopo questa vittoria? Spero che è iniziato da stasera un campionato diverso, speriamo di continuare su questa strada, però voglio dire, tutte le squadre sono delle signore squadre, come lo è Ostuni, come lo è Bernalda, come lo è Pozzuoli, come sono tutte 15 le squadre di questo campionato. Ok, grazie coach, ancora complimenti. Siamo con il coach dell'Alianza San Severo, Piero Cohen. Coach, che quanto brucia perdere una gara così? Ah, è chiaro che brucia moltissimo, perché per buona parte della partita eravamo stati noi davanti, però è chiaro che queste sono gare che poi si decidono alla fine. Noi abbiamo sbagliato troppi tiri liberi, ne abbiamo sbagliati veramente un'esagerazione, queste partite qua diventano decisivi, tiri liberi. Abbiamo pagato un po' anche di inesperienza a parte di qualche giocatore, però ci sta, sarà un momento di crescita per tutti, dobbiamo far tesoro di questa gara, capire gli errori che abbiamo commesso nei momenti decisivi, sicuramente dovremo chiuderci in palestra ancora per migliorare sotto molti aspetti quello che stiamo facendo dall'inizio dell'anno, però tornando al discorso del bruciore, sicuramente il bruciore è tanto. Ecco, siete stati sempre in vantaggio fino quasi alla metà del quarto quarto, poi cos'è successo? Beh, cos'è successo? Sono successe tante cose, è successo che siamo entrati in difficoltà per la pressione del Cerignola, della pressione difensiva, a certi momenti onestamente c'è stata un po' di confusione generale dove sinceramente si poteva, come dire, far meglio, ma non voglio andare oltre, però non è successo niente di particolare, se non il fatto, ripeto, che abbia sbagliato tanti tiri liberi soprattutto. Eravate la miglior difesa della Lega prima della gara di oggi, forse oggi però 86 punti sono stati tanti. Beh, sicuramente è difficile vincere partite quando ne prendi 86, ma l'abbiamo preso abbiamo preso un parziale importantissimo nell'ultimo quarto, quando è venuta fuori le qualità di Cerignola e quando noi abbiamo concesso un po' troppo. Adesso bisogna ripartire subito dalla prossima gara, quella contro la Megari de Napoli. Sì, adesso settimana lavoreremo pensando alla prossima partita e pensando a migliorare, perché chiaramente la nostra è una squadra che deve crescere ancora tanto per essere competitiva ad alti livelli. Per fortuna siamo in alto ancora, però ecco, non ci dobbiamo sicuramente cullare su questa posizione, anche perché questo è un campionato dove, ecco, certe partite diventano decisive, no?
quindi dovremo mantenere alta l'attenzione. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con Giovanni Romano, play di San Severo. Gianni, fa un certo effetto rivederti qui a Cerignola con un'altra maglia. Ecco, prima di parlare della gara, che settimana hai vissuto? La settimana è stata, mi sono impegnato moltissimo per dimostrare, per rubare minuti, perché ci tenevo a giocare questa partita, sai, ritornare dopo tanti anni al Cerignola, dopo tante stagioni, ritornare a giocare contro il proprio paese non è proprio bello, però ho cercato di dimostrare e dare il mio meglio, ma il risultato è andato per Cerignola. Contro l'Udas solitamente ti esalti, oggi altri 14 punti, però non sono bastati, quanto brucia perdere una gara così? Moltissimo, io avevo chiesto ai miei compagni molta concentrazione, perché più che altro, più per i due punti in classifica, dovevano farmi un regalo, però è andata così. Venerdì abbiamo avuto un infortunio di un giocatore importante come De Fabritis, abbiamo iniziato determinati, infatti abbiamo comandato tutto il primo quarto e secondo quarto, poi un po' la stanchezza, un po' le rotazioni, un po' i falli e ci è andata male alla fine. Il tuo obiettivo per questa stagione? È crescere sicuramente, c'è un signor allenatore alle spalle che mi sta insegnando pallacanestro, vice allenatore, San Severo è un'ottima piazza, cioè è ben organizzata, ci sono tutti gli obiettivi per crescere, il mio obiettivo è cercare di salire sempre di più e mi sto impegnando al massimo. Ok, grazie Gianni, in bocca al lupo per il resto della stagione. Siamo con Ariel Svoboda, nuova guardia dell'Udas. Ariel, innanzitutto benvenuto qui a Cerignola, un debutto oggi con i fiocchi. Grazie, sì, per fortuna è andata bene, siamo molto molto felici di questa vittoria, la volevamo. Da quando sono arrivato la prima cosa che si è detto è che questa partita la dovevamo portare a casa e spero siano tutti contenti, noi lo siamo. E speriamo adesso di andare avanti così. 14 punti, una tripla pesantissima nel quarto quarto, insomma un bel modo per presentarti al tuo nuovo pubblico. Sì, sono andato un po' in difficoltà all'inizio sinceramente, perché non mi trovavo nei giochi ancora, mi devo adattare ai nuovi compagni, però è uscita fuori comunque la voglia di far bene, per fortuna questi tiri sono andati dentro, anche i compagni mi hanno cercato sempre, mi hanno dato fiducia, quindi anche grazie a loro. Ecco Ariel, che settimana hai vissuto e come è arrivata soprattutto la chiamata dell'Udas? La chiamata dell'Udas è arrivata 2 settimane fa e sinceramente ho detto subito di sì, poi c'era da vedere se potevo uscirne senza creare dei problemi a una società come Osimo, che non c'ho niente da dire. Veramente si sono comportati benissimo, quindi auguro anche il bene a loro. Dopo 2 giorni si è trovato l'accordo e niente, ho preso il primo treno, arrivato a Barletta con 5 valigie ed eccomi qua. Ecco, ti sei integrato alla grande, adesso dopo questa vittoria qual è l'obiettivo della squadra? L'obiettivo è vincere, credo che questa è una squadra costruita per vincere. Poi secondo me bisogna sempre puntare il più alto possibile, poi dove si arriva, ma tutti quanti qui credo, per quello che ho capito in questa settimana, vogliono arrivare fino in fondo, io lo voglio e tutti i compagni lo vogliono, quindi noi ci proveremo. Grazie Ariel, complimenti.